Buongiorno ragazzi, buon 7 dicembre. Oggi registro un nuovo Vlogmas perché questo weekend non li ho registrati. Nonostante io ero a casa, non sono andata a lavoro come vi ho accennato in uno degli ultimi video, proprio perché i centri commerciali sono chiusi nel fine settimana. Non ho registrato nessun vlogmas perché sabato abbiamo messo le ghirlande sulle ringhiere di entrambe le scale, quindi ho fatto un video dedicato, non so se l'avrete già visto, se è già uscito ve lo lascio qui nelle schede, altrimenti lo vedrete nei prossimi giorni. E quindi il pomeriggio di sabato ci siamo dedicati a quello. Domenica invece abbiamo iniziato a colorare le fughe della camera da letto, l'ultima che ci mancava, abbiamo fatto metà stanza. Magari oggi verso il tardo pomeriggio vado a fare la restante metà, anche perché oggi si lavora da casa, però lavora e quindi no, non potrà aiutarmi. Poi oggi pomeriggio alle 4:30 devo andare dal dentista e non ho assolutamente voglia, proprio una noia per me andare dal dentista, però mi tocca e quindi andiamo. Oggi mettiamo anche le luci che abbiamo preso per l'esterno, quelle che vi dicevo le altre volte, abbiamo scelto, forse non vi ho detto il modello che abbiamo scelto, le ho già aperte quindi dopo ve le faccio vedere. Abbiamo scelto delle luci pendenti di varie altezze, non sono lunghissime, non sono come le luci che abbiamo messo sopra davanti alla finestra. Comunque sono queste qui, queste le ho prese su Amazon, quindi qui in descrizione vi lascio il link, visto che molto spesso mi chiedete dove ho acquistato le lucine e anche l'albero di Natale. Sotto il video dedicato all'albero di Natale trovate il link del mio albero, esatto, anche quello l'ho preso su Amazon, e quindi oggi andiamo a metterle. Aiuto, e non vedo l'ora di vedere come ci stanno. Io troppo curiosa come sono, le ho già aperte, tra l'altro erano anche abbastanza ingarbugliate perché avendo tutte le lucine leggermente pendenti l'una con l'altra si sono un po' aggrovigliate. Dopo magari ve le faccio vedere. Tra l'altro ieri siamo andati anche da Lidl a fare una velocissima spesa. Io ho trovato il calendario dell'avvento dei cagnolini, c'è anche per i gatti. Uno l'ho preso per Gioia e Mocha e questo invece, che è ancora chiuso, l'ho preso per Pato. In realtà lo apriranno con un po' di ritardo perché oggi appunto è il 7 dicembre, però non li avevo trovati prima e quindi l'ho preso un attimo in ritardo. L'abbiamo preso anche per noi, vi faccio vedere quello che abbiamo scelto. Alla fine sono illuminata d'immenso. Alla fine abbiamo ceduto anche noi al calendario dell'avvento e abbiamo preso, ok, qua mi vedete sicuramente meglio, abbiamo preso questo qui piccolino della Kinder. Infatti ci sono dei mini dolcettini, quelli che sono contenuti sono questi qua, 5 modelli diversi. Ne abbiamo preso soltanto uno, anche perché se possiamo evitare di mangiare troppe schifezze, troppa cioccolata, insomma non è male, quindi uno da dividerci io e Ste. Tra l'altro, avendolo preso ieri, dobbiamo aprire ancora la casella numero 5, 6 e 7, quindi dobbiamo aprire 3 caselle oggi. Direi di partire con la casella numero 5. Vediamo se con una mano riesco ad aprirlo. Sì, abbiamo il Kinder Mini, Kinder Cereali, oddio questo è buonissimo, uno dei miei cioccolatini della Kinder preferiti, quindi questo mi sa che me lo mangio io, non diciamolo a Ste, anche perché mi ha appena detto portami il cioccolatino nella casellina numero 5, ma visto che piace tanto a me, apriamo la casellina numero 6 per lui, vediamo cosa c'è. La stessa cosa. Ok, mi sono sbagliata, non sono uguali. Questo è il classico cioccolatino della Kinder, però io preferisco questo, quindi io mangio questo e a lui porto questo qua. Tra l'altro stamattina stavo anche pensando di addobbare, comunque guardate quanto è piccolino, di addobbare questa questa nicchia a vista. Adesso no, non si vede molto, comunque questa nicchia a vista della cucina, abbiamo un po' di cose, però di natalizio non c'è niente,
Quindi vorrei togliere le cose che ci sono e mettere qualcosa di natalizio. Adesso vediamo se riesco a recuperare qualcosa di carino e che ci possa stare bene qui. Buonissimo. Il Kinder cereali, secondo me, è il Kinder più buono tra tutti. Mi piace un sacco. Vi faccio vedere come sono andata a addobbare questo angolino in cucina che ci voleva, diciamo. Sopra questa mensolina ho messo questa scritta in legno di Casa Shop che ho già acceso, perché d'accesa rende sicuramente di più. E poi ho messo due pigne con i glitter in oro rosa. Mentre sotto ho lasciato questi contenitori in latta dove all'interno teniamo le cialde che comunque ci sono sempre comodi, poi questo alberello in legno sempre di Casa Shop e qui ho messo altre due pigne così che riprendono la parte di sopra. Devo dire che è semplice, però mi piace. C'è qualcuno che non resiste e vuole entrare. Siete tremende! Siete tremende, un attimo fuori e poi subito dentro. Sull'isola ho cambiato la pianta e ho messo questa che, come vedete, ha dei glitter applicati, quindi è decisamente più natalizia, anche perché normalmente durante il resto dell'anno non la utilizzo, quindi ho tolto quella di prima che era vera e ho messo questa che, anche se è finta, non è male. E poi sulla finestra ho messo un'altra decorazione, questa l'avevo presa da Maison du Monde forse lo scorso anno, questo alberello con i dettagli dorati e la scritta dorata. Nel frattempo ho editato anche il vlog che deve uscire oggi, speriamo di farcela con i tempi perché si sta salvando. Nel frattempo ho recuperato le lucine che dobbiamo mettere fra poco fuori. Ve le faccio vedere da accese come sono. Hanno il filo trasparente, ci sono anche qua diversi giochi di luce e sono anche queste a luce calda. Hanno una lunghezza, se non ricordo male, di 5 metri, una lunghezza, e la lunghezza invece delle cascate di luci variano tipo da 50 cm ad 80 cm, quindi non sono lunghissime, però fanno un po' di movimento. Adesso mi metto sul tavolo così vi faccio vedere l'effetto d'accesa e poi vado a sgarbugliarle perché alla fine si sono ingarbugliate di nuovo. Ora vi faccio vedere. Ok, eccole qui, adesso stanno facendo questo gioco di luce, praticamente va a lampeggiare ad invertirsi le lucine. Oh mio Dio, devo sgarbugliare questa cosa qui. Ok, ci sono riuscita. Questo è l'effetto, le trovo davvero molto molto carine. Questo è il filo, diciamo, più lungo, questo invece è quello un pochettino più corto. Fra poco le mettiamo e una volta che sono state messe, ovviamente magari stasera vi faccio vedere il risultato, l'effetto finale. Non so se intravedete una novità sull'albero di Natale, ma questa mattina è arrivata questa decorazione, questa pallina piatta in plexiglass che mi ha personalizzato una ragazza che ha una pagina Instagram, magari qui sotto in descrizione vi lascio il link. Noi abbiamo fatto mettere il nome di Gioia e di Mocha. Sotto il nome c'è una pennellata dorata, visto che abbiamo comunque tanti dettagli sul dorato, e poi ci sono le zampette. Guardate quanto è carina, il nastrino è dorato, c'è il fiocchetto bianco,
fatta davvero molto molto bene. Ragazzi, eccomi, sono tornata a casa adesso e mi sono fiondata qui al computer perché il video che era in programma per oggi non ha avuto un problema, quindi non si è caricato. Sono arrivata a casa adesso che sono le 6:30, quindi sto cercando di ricaricarlo, risalvarlo e ricaricarlo, sperando che questa volta non dia più il problema di oggi pomeriggio, però non essendo a casa non riuscivo a gestire questa cosa e non potevo fare nulla. Però la prima cosa che ho fatto è stata affondarmi qui al computer per sistemarlo. Adesso si sta salvando, quindi speriamo di riuscire a pubblicarlo fra una mezz'oretta, al massimo un'oretta. In realtà no, la prima cosa che ho fatto appena sono arrivata a casa è stato uscire e vedere le luci d'acceso. Ho fatto anche una piccola clip che sicuramente vi ho già inserito. Tra l'altro stasera abbiamo già la cena pronta, perché se non andata dal dentista è andato tutto bene, dovrò però tornarci. E sono passata anche da mia mamma, perché il mio dentista è vicino, si trova vicino a casa di mia mamma, quindi sono passata anche da loro e hanno comprato dei, io li chiamo ravioli, comunque sì, una sorta di ravioli che sono buonissimi, e stasera li facciamo con il burro e salvia. Dopo vi faccio vedere quali sono nello specifico. Adesso vi lascio un attimo di nuovo, così cerco di sistemare questa cosa e ci vediamo per cena. Sono le 6:30, ma sto facendo un piccolo sgarro pre-cena, cosa che in realtà non faccio quasi mai, però avendo messo in freezer un po' di cose non c'era più spazio, quindi visto che il gelato è quasi finito, ho detto dai, lo finisco, però guardate quanto ce n'è ancora e non è proprio l'orario adatto per mangiare il gelato. Comunque questo qui croccantino al gusto di vaniglia con granella di croccante di mandorle, davvero buono buono buono. Adesso chiedo a Ste se ne vuole un po'. Ste, vuoi un po' di gelato? Adesso? Sì, io sto mangiando perché non ci sta più in freezer. Lo vuoi un po' prima di cena? Sta giocando alla Play. Direi che ha accettato molto volentieri il gelato mentre gioca alla Play. Tra l'altro c'è un casino qua sopra. Adesso vado a sistemare. Ho preparato queste cose per gli addobbi che voglio mettere, finire di sistemare domani. C'è qualcosina ancora anche qui. Questa però la posso mettere via perché è la scatola delle luci che abbiamo messo oggi. È arrivato il momento di aprire il calendario dell'avvento. Dai, venite qua. Oggi apriamo il numero 5, appunto perché, come vi ho detto stamattina, l'abbiamo comprato in ritardo. Cosa c'è? Biscottini a forma di osso. Seduta. Seduta. E ci frega ogni tanto. Seduta, Gioia. Seduta. Seduta e scappa. È buono? Questo è buono. Mamma mia, che buono. Non ti piace il biscotto? Non ti piace il biscotto di oggi? Che sonno. Questi sono i ravioli che vi dicevo prima, ma in realtà non si chiamano ravioli ma casoncelli, casoncelli tradizionali. Hanno un ripieno davvero super buono e mi sa che li facciamo tutti. Ste, che dici? Tanto mangiamo soltanto questi. L'acqua già sta bollendo, quindi adesso li buttiamo. Ed eccoli qua pronti. Ste, come sono? Buonissimi. Buonissimi, il ripieno dentro è proprio una cosa super. Abbiamo finito di cenare, come ogni sera sono qui vicino all'albero di Natale, pronta per aprire una nuova casellina, ovvero questo pacco che mi è arrivato da Pupa. Buon Natale, team Pupa. Guardate la cartolina che carina, c'è l'albero di Natale perché Pupa quest'anno ha fatto, diciamo, una collaborazione con Tridom. E per il Natale 2020 abbiamo piantato 1000 nuovi alberi in Ecuador e in Kenya.
dando vita alla foresta pupa. Vogliamo renderti partecipe del nostro progetto di sostegno all'ambiente e il nostro regalo per Natale è un albero della nostra foresta. All'interno trovi tutte le indicazioni per adottarlo. Wow, che cosa fantastica! Potrai poi seguirne la sua storia online. Praticamente qui c'è un codicino, dopo lo faccio, così andiamo, vado a vedere insomma l'albero che andrò ad adottare, che cosa molto molto carina e importante. E qui cosa c'è? Penso sia un sacchettino. Sì, esatto, praticamente, ah no, non è un sacchettino, inizialmente pensavo che fosse diciamo il sacchettino da chiudere come un sacchettino dei regali da tenere magari anche sotto l'albero, e invece è una borsa. Io queste le utilizzo tantissimo, ma davvero tanto, quando faccio la spesa. Di solito ho la buona abitudine di tenere due o tre shopper come queste in macchina, così se devo fare una spesa dell'ultimo minuto, magari non programmata, o almeno ho delle borsine come queste in tessuto e posso contenere insomma tutte le cose che poi vado a comprare. Bellissima, con la scritta "perditi nella bellezza della natura", davvero molto molto bella. Domani la trasferisco in macchina, così ogni volta che vado al supermercato ce l'ho pronta. Comunque adesso direi di chiudere questo vlog, perché l'ultimo che ho editato oggi, ovvero il secondo vlogmas, mi sono resa conto che è durato tantissimo, quasi 30 minuti. Io non sono abituata a caricare video così lunghi, preferisco stare nei 20 minuti perché non vorrei poi annoiarvi troppo, quindi direi di smetterla di chiacchierare. E come sempre spero che questo video vi sia stato di compagnia. Se è stato così, fatemelo sapere con un pollicino in su ed iscrivetevi al canale. Vi mando un mega bacio, noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Ciao!